E buonasera a tutti, sono qui per portare la testimonianza del Comune di Siena, dove ho lavorato per un anno, al Dipartimento del Turismo e di come delle azioni che sta facendo per affrontare la sfida del turismo sostenibile. Un po' più vicino alla mia ok. Mi do questo tempo. Siena da qualche tempo sta intraprendendo una transizione verso una gestione sostenibile del turismo, cercando di passare da un turismo subito a un turismo programmato. La spinta verso questo cambiamento è nata dalla necessità di combattere appunto il turismo di massa, quindi l'iperturismo, e invece promuovere un turismo lento e sostenibile, non solo un turismo, e diffondere i flussi turistici in tutto il territorio, e non solo nei grandi attrattori, come può essere ad esempio il Piazza del Campo, e con la volontà appunto di coinvolgere gli operatori privati e i cittadini. Come ha fatto questa sfida? Allora, per fare questo cambiamento, ha deciso di affidarsi a una certificazione di sostenibilità del turismo, una certificazione GSTC, ovvero Global Sustainable Tourism Council, quindi la certificazione di sostenibilità del Consiglio Mondiale del Turismo Sostenibile. Le certificazioni possono essere di aiuto nelle destinazioni. La destinazione può essere sia ad esempio una città come Siena, in questo caso come Roma, sia una regione come la regione Toscana, oppure anche un parco, insomma, il concetto di destinazione è vario. Quindi la certificazione di sostenibilità può fungere da linea guida per una destinazione per intraprendere il nostro processo di transizione verso una sostenibilità turistica. Anche perché aiuta la destinazione a monitorare i progressi e avere un'idea chiara delle azioni da compiere, sia per la destinazione stessa che per gli stakeholder, quindi per i portatori di interessi che possono essere appunto cittadini e turisti. La certificazione GFC è un'organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2007 tra i fondatori che abbiamo. L'Organizzazione Mondiale del Turismo, la Fondazione delle Nazioni Unite e il Programma delle Nazioni Unite dell'Ambiente. E che cosa hanno creato? Hanno creato uno standard internazionale per il turismo sostenibile al fine di creare un linguaggio comune per definire ulteriormente il turismo sostenibile in tutti i suoi aspetti. Cioè, un linguaggio comune, anche regole comune, basate su dei criteri, quindi un approccio indisciplinare che va a soddisfare e analizzare quanto ha la gestione sostenibile, l'impatto socio-economico, l'impatto ambientale e l'impatto culturale. Questo come avviene? Avviene attraverso dei criteri da rispettare, infatti qua vediamo nella tabella a sinistra, troviamo i criteri da rispettare e quindi da soddisfare, insomma, perché la destinazione deve soddisfare, e sulla destra degli indicatori, ovvero le evidenze che la destinazione deve portare per soddisfare questi criteri. Quindi ad esempio qua vediamo che la destinazione deve avere un'organizzazione responsabile per un approccio coordinato al turismo sostenibile, non parlo di tutti i criteri, però, e un indicatore può essere ad esempio un piano finanziario, un budget, quindi un'evidenza che mostri che effettivamente è stato completato quel criterio. Che cosa ha fatto Siena? Quindi le azioni concrete che ha fatto Siena per, diciamo, due sono le principali azioni che ha fatto per iniziare questa transizione. Costituire un'organizzazione di gestione della destinazione, quindi una DMO, Destination Management Organization, che è praticamente un tavolo di coordinamento pubblico-privato. All'interno di questa organizzazione fanno parte i comuni, perché in Toscana ci sono gli ambiti turistici e l'ambito di Siena, di Siena, comprende 8 comuni più Siena Capofitta. Quindi diciamo tutti i comuni dell'ambito hanno aderito a questa organizzazione, gli operatori turistici, quindi le aziende private e non meno importanti i cittadini.
Quindi lo scopo qual è? Quello di creare un dialogo tra amministrazione pubblica, privati e cittadini per gestire in maniera sinergica la destinazione e anche per un piano strategico. Infatti la seconda azione molto importante, diciamo, che ha fatto il Comune di Siena è stata quella di creare un piano strategico. Un piano strategico e un piano operativo con delle azioni da compiere all'incirca di 5 anni. Questo piano strategico è nato attraverso degli incontri partecipativi che hanno partecipato appunto la pubblica amministrazione, ovviamente gli operatori privati, anche i cittadini e la GNO, quello che ho detto prima, e attraverso questi incontri partecipativi si sono individuati i punti di forza e di debolezza della destinazione. Quindi punti di forza come può essere il cicloturismo oppure il turismo gastronomico, penso che si parla così di Siena, e la definizione dell'identità del territorio e i destinatari di offerte turistiche, cioè ovvero a chi si vuole rivolgere l'offerta turistica, a chi si vuole attrarre effettivamente nella destinazione. Sì, ho finito. Quindi diciamo che il mio breve intervento volevo offrire degli spunti di riflessione e suggerire possibili percorsi per questa transizione verso una gestione programmata del turismo e dall'esperienza di Siena si è visto come appunto quello che stiamo facendo anche oggi, no? Il coordinamento tra pubblico e privato è molto importante e anche una pianificazione strategica. Spero di avervi suscitato questa. Grazie Silvia. In discussione dal Comune in modo sostanziale ad aumentare le preoccupazioni adeguate quanto dal punto di vista della trama sociale, mettendo in luce anche la progressiva polarizzazione della città, le crescenti disuguaglianze sociali, una città di pochi sempre più benestanti e una città di persone per le quali la vita sta diventando insostenibile. Gli abitanti vivono una condizione di assedio e lamentano non solo per la scomparsa dei luoghi della vita collettiva, gli spazi pubblici sono sempre più oggetto di invasione, si pensa prima di tutto all'occupazione di spazi delle orde, dei pullman turistici, delle strade del centro. Ma allo stesso tempo aumentano le case trasformate in B&B o messe a reddito una delle sempre più numerose forme di affitto breve che le normative consentono o che il governo della città riesce a controllare o governare. La vicinanza del città della speranza è secondo me subire il nostro stato di disperazione in una parte sempre più numerosa della popolazione romana. Sta acuendo e accelerando questi processi di trasformazione, non da tutti desiderabili, né tantomeno desiderabili. Il punto che vogliamo considerare è però relativamente eccentrico, ed è il fatto che tali processi di trasformazione stanno avendo impatti negativi sulla città nel suo insieme e il crescente abbandono di residenzialità a lungo termine e in favore di turisti o di altre forme di residenzialità temporanea che si stanno moltiplicando sta espellendo una quantità crescente di persone, studenti, lavoratori, intere famiglie che possiamo facilmente immaginare il bisogno di trovare alloggio altrove. Questo altrove sono i quartieri periferici. Il processo sopra brevemente descritto, anche in modo relativamente semplificato, comporta una serie di conseguenze che sembrano essere sottovalutate, se non del tutto ignorate nel dibattito sull'iperturistificazione, mentre ne è una diretta conseguenza. Gli effetti sono a tutti i livelli, l'innalzamento della domanda di alloggi dalle aree semiperiferiche a quelle ultraperiferiche ha ovviamente degli effetti di incremento sui prezzi sia degli affitti che delle compravendite. Questo legittima la costruzione di sempre nuove case in zone insufficientemente servite che gravitano comunque per ragioni di studio e di lavoro verso il centro, producendo un ulteriore sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblico e o il più frequente ricorso all'automobile privata, con l'aumento del traffico, dell'inquinamento sia aereo che acustico che percettivo. Alcune strade, prima quasi rurali, sono perennemente occupate da file di automobili. Gli abitanti di quelle zone non hanno nessun vantaggio per le trasformazioni al parco del centro storico per il Giubileo o per altri eventi che mettono al centro il patrimonio storico e architettonico, al contrario pagano costi sempre più elevati, prima di tutto in termini di qualità della vita. Spostamenti centro-periferia che negli anni passati avevano una media di 30-40 minuti, ora superano l'ora, spesso abbondantemente. Il pendolarismo intraurbano sta diventando una delle condizioni caratterizzanti della vita della città, con effetti negativi non solo a livello individuale e familiare, ma anche sociale. L'espulsione dal centro di enormi fette di popolazione non può essere non considerata anche in termini sociali. Si va infatti così costruendo una nuova mappa della città. Nel centro possono rimanere e solo in aree ben definite e protette fasce sociali alte che possono permettersi di altissimi costi e alcune sacche popolari in via di espulsione. Pensiamo ad esempio ai conti di San Salvo, alle vicende a essi legate.
Qui dove senz'altro si concentrano le uniche performance positive dei mezzi pubblici, ovvero la copertura quantomeno spaziale, meno quella qualitativa, nel frattempo scompaiono i luoghi della visibilità, magazzini al dettaglio, parchi attrezzati per i bambini, spazi verdi, fruibili, botteghe artigiane. Un'esistenza alienata in fondo dal luogo in cui si vive, occupato quotidianamente dalla passiva presenza turistica che occupa tutti gli spazi della città. Prendiamo a banale esempio il dibattito di questi giorni su Fontana di Trevi, una piazza che in quanto tale nasce per essere accessibile e che proprio per l'enorme flusso di turisti viene chiusa e non può più essere fruita così come la conosciamo. Questo secondo la illuminata scelta della Giunta. Possibile che non venga in mente al contrario che si possiede un altro strumento per intervenire, ovvero per non permettere, l'ingresso dei bus turistici nel centro storico, che proprio concentrandosi su queste aree produce tra l'altro questi effetti negativi. Aggiungiamo, rimanendo in argomento, che l'occupazione dello spazio da parte dei flussi turistici non riguarda solo il numero dei visitatori giornalieri, ma anche dei mezzi pubblici che si portano all'interno della città storica. Prendendo la cifra assolutamente sottostimata che la Giunta fornisce, ovvero per esempio di 900 ingressi giornalieri di bus concentrati al 90% nel centro, la domanda successiva è: ma dove vanno e dove si fermano? Allora, prima rispondiamo che in alcuni casi girano ininterrottamente nelle zone centrali, producendo un effetto altamente negativo sulla già congestionata condizione della mobilità romana. In termini spaziali poi producono un'occupazione di spazio pubblico che abbiamo calcolato, che per semplificare visualizziamo così. Ogni giorno nel centro di Roma i bus occupano uno spazio di 14 campi di calcio nel solo centro storico. Ma torniamo alle zone semiperiferiche e periferiche, dove si concentra il famoso ceto medio per distinzione, le famiglie impoverite, gli immigrati e i poveri. Qui, come abbiamo già detto, ci si sposta per modestia quotidiana se si lavora a centro, altrimenti ci si resta. Si decide sempre più spesso che anche i propri figli preferibilmente li restino nel loro periodo di studio, incrementando una tendenza ormai significativa di ghettizzazione formativa e di scarso ripescolamento sociale. Nel centro gli istituti più noti, le cosiddette eccellenze, e nei vari periferici gli istituti meno qualificati e qualificanti, a parte alcuni casi di eccellenza che vanno ricordati. Pensiamo al liceo Madre a Torbella Mora, che però non vorremmo che rimanga una delle poche esperienze di cui stupirsi e compiacersi. Anche in età formativa non ci si incontra e non ci si mischia mai, per non parlare dei cinema, dei teatri, dei musei, insomma di tutti quei luoghi della cultura, luoghi misconosciuti dai giovani ma che sono tanti deboli. Nelle periferie, oltre le case e i grandi centri commerciali, palestre private e slot machine, come si dice, una formazione all'altezza dei tempi. Non è un caso che nel rapporto della Banca d'Italia su Roma del settembre del 2023, dagli inizi degli anni 2000 fino alla vigilia della pandemia, sottolinea che l'andamento del valore aggiunto pro capite della capitale è stato peggiore di quello delle altre principali città, conseguenza di una insoddisfacente dinamica del prodotto per occupato. A fronte dell'arretramento del settore pubblico, delle grandi imprese e degli investimenti, si assiste ad una rapida crescita dell'occupazione nei servizi a bassa intensità di conoscenza, anche a causa del forte incremento dei flussi turistici. Ne è derivata una sensibile riduzione della specializzazione dei servizi ad alta intensità di conoscenza e una forte espansione delle occupazioni meno qualificate. Nonostante tali dinamiche, l'economia di Roma presenta ancora una serie di punti di forza, tra cui il ruolo ancora centrale dei servizi ad alta intensità di conoscenza e l'alto grado di internazionalizzazione di quelli delle aziende, il peso rilevante dei lavoratori con istruzione superiore, un elevato tasso di natalità delle imprese e un notevole peso della ricerca pubblica. Si continua a non immaginare nulla, non si investe sul turismo della conoscenza che in questi casi accademiche e università di prestigio, di pregio porterebbe ricchezza e non solo economica, ma su un modo di fuggire iperinquinante. L'iperturismo entra in contraddizione con la transizione ecologica, questo ormai è un dato evidente a di più. Non solo, come abbiamo voluto evidenziare, a Roma non si inventa nulla, si sfrutta ciò che si ha, ovvero bellezze artistiche e rendite immobiliari, si stravolge il tessuto della città e si costruisce. Esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare, il famoso ce lo chiede l'Europa. Occupare spazi e costruire, distruggere aree verdi non abitate per costruire case, non per una crescita demografica che è la cifra negativa, come è noto, ma per la messa a rendita di ogni spazio, sia esso bene pubblico che bene privato delle zone centrali, per cementificare nelle zone periferiche. Roma è una città non pensata come un luogo in cui abitare, è questa al più una preoccupazione residuale. L'abitare è la risultante degli interessi di chi volta per volta si assicura il controllo dello spazio urbano.
chi se ne importa di chi della città ci abita. Allora io vorrei solo chiudere con una frase di Marcel Proust che diceva: la vera terra dei barbari non è quella che non ha mai conosciuto l'arte, ma quella che è disseminata di capolavori non sa né apprezzarlo né conservarlo. E noi aggiungiamo, per non parlare della vita e delle sorti dei cittadini, al fondo la vera ricchezza di una città che non sembrano certo apprezzate né adeguatamente difese. Grazie Antonio. Grazie. Io non so se andare in sala, ma dare di cosa? Certo, sì, c'è. È arrivato. Mentre si avvicina, io vorrei farmi una domanda. Chi di noi sa che cos'è un vertiporto? Alzi la mano. Vertiporto. Vedo qualche mano alzata, ma pochissime. Il vertiporto è un aeroporto da dove decollano in verticale i nuovi taxi che attraverseranno il cielo di Roma. Ci hanno detto che ne vogliono progettare uno in zona Piccolomini, e l'associazione che si sta battendo su questo progetto ci ha chiesto di fare un intervento. L'abbiamo ricordato. Passo la parola a Natale Cipolla, che vi parlerà della qualità del lavoro, del famoso tanto lavoro che produce il turismo. Vediamo di quale qualità. Prego, 7 minuti se ce la faccio. Anche meno. È giusto, siamo tanti e dobbiamo ascoltarci tutti. Prima di dedicare 3 minuti al lavoro di qualità che non c'è, permettetemi però di interloquire con l'importanza di questa iniziativa. È un'iniziativa importante che segna un passaggio fondamentale, cioè quello che cittadini e cittadini, realtà e associazioni, sindacati e movimenti si uniscono per affrontare un problema concreto della nostra città, mettendo al centro quelle che secondo me sono le due direttrici fondamentali, e cioè per produrre un cambiamento non bastano buone idee, non bastano buone amministrazioni, serve la partecipazione, il coinvolgimento e anche la pazienza di uscire e affrontare le difficoltà, avendo una base di dati condivisa, una base anche di strumentazione condivisa, però anche avendo degli obiettivi condivisi. E oggi quello che noi abbiamo visto rispetto ai temi che ho sentito sull'ambito dell'iperturismo, delle scelte che sono state fatte, c'è qualcuno che è stato penalizzato, che sono i lavoratori, i cittadini, e che in tanti casi non sono stati ascoltati. E poi c'è il paradosso, che è la domanda che veniva posta e su cui il sindacato è impegnato, quindi oltre alle cose che ho sentito e tante le condivido, e quindi alla necessità delle politiche che servono a risolvere quei problemi, poi ci sono anche le vittime di queste scelte, perché non abbiamo neanche un bicchiere mezzo pieno, cioè se questa situazione avesse prodotto un aumento del lavoro stabile, un aumento del lavoro di qualità, un aumento delle retribuzioni, un aumento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, un aumento anche della forza delle imprese. Non abbiamo niente di tutto questo. Abbiamo che nella nostra regione il lavoro si aumenta, ma aumenta il lavoro precario. Il lavoro si aumenta in termini di persone, ma diminuisce in termini di ore. Si aumenta in termini di contratti, ma non perché sono stabili, ma perché sono anche di un giorno. Se la metà dei rapporti di lavoro è di un giorno, ci sono due elementi. Uno è quello legato a un'impresa che non punta sulle risorse umane, e dall'altra è tanto lavoro grigio e anche tanto lavoro nero. Se chi lavora ha un contratto e ha un part-time involontario, tutti quanti sappiamo cos'è un part-time involontario? No. Lavoro 8 ore e me ne sono registrate 4. Per lo Stato è un part-time involontario. Su questo, oltre a questo, dove il lavoro è stabile, dove il lavoro è legale, dove il contratto è a tempo indeterminato, dove il contratto è a 40 ore registrato, magari quel contratto è fermo da 12-13 anni e non viene rinnovato. Ci raccontavano durante la pandemia che c'era la crisi, siamo usciti dalla pandemia e c'è sempre la crisi per il rinnovo. Dopo ci fermiamo. Sì. Ok.
Dicevamo, quindi, questa è una storia triste di una evoluzione del numero delle presenze, di un racconto di un aumento massivo degli indici che riguardano le imprese e invece una desolazione del chi ci lavora. E questo cosa produce? Produce sempre di più anche un allontanamento delle lavoratrici e dei lavoratori dal luogo dove lavorano, sempre di più. Questo produce anche una disaffezione e chi può scappa, chi può cerca altre professioni, chi può cerca di sopravvivere. Ecco, noi abbiamo necessità di un quadro regolatorio, di scelte strategiche, ma anche di rispetto del lavoro. Questo è l'emblema di come bisogna cambiare anche il sistema di produzione. Com'è impossibile che chi fa i milioni di euro attraverso l'attrattività e la forza di una città poi quei soldi non solo li distribuisca attraverso il pagamento delle tasse e contribuire al cambiamento della città, ma anche a riconoscere chi quel valore lo produce, che sono le lavoratrici e i lavoratori. Noi ovviamente non stiamo con le mani in mano, contro queste scelte scioperiamo, manifestiamo contro i governi, contro chi non mette in campo azioni per tutelare il lavoro e vuole, come sta succedendo in questi giorni, rendere ancora più facile licenziare. Non tutti conosciamo il collegato lavoro, ma stanno introducendo nuove norme che rendono più facile licenziare e mortificare la dignità del lavoro. Noi ci siamo, questo è un percorso che ci interessa, perché tenere insieme gli interessi dei cittadini, la qualità della nostra città e il valore e il diritto del lavoro è una cosa fondamentale, quindi andiamo avanti insieme provando a fare in modo che le cose possano cambiare e che dal turismo, un turismo equilibrato che guarda anche la città, possa esserci, come è normale che sia, un po' di buonsenso e lavoro di qualità. Grazie a tutti, anche per il tempo che hanno utilizzato. A questo gruppo che hanno, per quanto riguarda il gruppo 90 di regolamentazione degli affici brevi, Maria Luisa Mirabile, che non riesce a passare. Sì, sì, siamo in accordo. Per il nostro ostruzionismo. E si prepara, dopo Maria Luisa, Giovanni Leone. No, e questa è una videoclip di Venezia. Dopo Maria Luisa manderemo una brevissima clip sugli attivisti di Venezia. Ne abbiamo tre di questi video, di Venezia, di Napoli, di Firenze, li scandiremo poi man mano che andiamo avanti nel discorso. Allora, io ci devo stare di 7 minuti, quindi per fortuna. Allora, l'intervento si chiama Se non da quando. Se non da quando è un titolo rubato a un'espressione recente, quasi recente, 10 anni fa, del movimento femminista. Io non so quanto abbia portato fortuna, uno slogan bellissimo, non so quanto abbia portato fortuna al movimento delle donne, forse un po', e speriamo perché Se non da quando, perché sulla, come diceva già Filippo Celata, sulla regolamentazione degli affitti brevi qualche barone si vede, e noi crediamo che questo sia proprio il momento di procedere, perché ci sono una situazione invivibile in città e dall'altra, diciamo, alcune condizioni che ci auguriamo effettivamente portino a conclusione, diciamo, questo percorso che ormai è avviato da un anno e due. Allora, io diciamo brevissimamente, perché i 7 minuti sono brevi, avrei scandito, diciamo, questo intervento in 4 punti: conseguenze sulla città, condivisa, il manifesto Grolab e a Roma la regolamentazione degli affitti brevi è possibile. Sulla prima slide, sorvolo pesantemente, spero che riusciate a leggerla, però appunto, come richiamava prima Filippo Celata, appunto ormai lo sappiamo tutti, il problema è molto concentrato in centro, quindi hanno una serie di fenomeni che vanno da tutti quelli, forse anche di più, che ho cercato di mettere nella colonna di sinistra, quindi dalle difficoltà di condominio, allo spopolamento, alla caduta dei servizi, ci sono scuole in cui non si riesce più a formare la prima elementare, come nelle aree interne del paese, cioè situazioni veramente pesanti e drammatiche, e con i bambini che vanno in queste scuole, che sono figli di quei lavoratori che lavorano in centro per un pendolarismo povero, insomma, perché localmente non ci sarebbero i bambini. Ormai, non solo in centro, ma anche complessivamente nei quartieri vicino al centro, solo un abitante su 5 ha meno di 25 anni, quindi situazioni di come dire, sbilanciamento pesantissime che riguardano il centro storico e che riguardano la città tutta. Filippo ha già detto le cose sulla città, insomma, Roma ormai è la seconda città su 28 analizzate con l'affitto
medio più caro d'Europa, viene dopo Amsterdam e prima di Parigi, e poi vengono tutte altre, e questo confrontato con i redditi da stipendio. Prima su Parigi? Prima di Parigi, più in alto. E ecco, adesso io su tutti questi punti naturalmente non riesco a soffermarmi, ma per dire che siamo ben consapevoli che i problemi stanno nel centro e stanno anche pesantissimamente, ci stanno anche altri interventi su questo in altre zone della città. Un'altra slide è sulle ambiguità. Si è già detto della questione della proprietà privata e della, come dire, della omissione dell'articolo della Costituzione, eccetera, eccetera. E io voglio dire che anche una ridicola foglia di fico che usano, come dire, che usa il senso comune di chi difende questo stato di cose, anche di alcuni economisti che hanno un certo tipo di pensamento, ma se lo spiegano fino alla quasi mancanza di vergogna, nel senso che tutte le regolamentazioni fatte in Europa, appunto, penso ad Amsterdam, a Parigi, a Vienna, eccetera, eccetera, cose che hanno studiato gli esperti di Bolzano, in primis appunto di 8-5 per la terza volta, ma meno male che l'abbiamo incontrato, ma anche New York. Beh, insomma, quindi sono paesi in cui vige un sistema capitalistico liberale, in cui non ci sono degli odiatori della proprietà privata, evidentemente la proprietà privata, oltre la nostra Costituzione, insomma, è una come dire, un'entità fondamentale che però va regolata in relazione ad altri, principi e ad altre condizioni, soprattutto reali. L'altro punto che la normativa italiana ha funzioni regolative. Sparando con le persone, tanto in questi giorni abbiamo fatto i banchetti sul manifesto Grobab, su cui tornerò, molte persone dicevano: beh, ma insomma è un fenomeno regolato. Ma non è un fenomeno regolato, è un fenomeno normato. Un fenomeno normato dal punto di vista fiscale, è un fenomeno agevolato dal punto di vista fiscale, perché la tassazione sugli affitti brevi è una tassazione con cellulari sempre, quindi facilitata, ed è un fenomeno che adesso viene normato con l'obbligo del CIMA, eccetera, eccetera. Ma non è un fenomeno regolamentato in relazione ad assetti complessivi. Quindi c'è questa ambiguità di fondo, anche questa andrebbe sfatata. Sorvolo quasi sul fatto che le attività regolari non producano effetti critici, per la quantità di attività regolari lì produce gli effetti critici. E poi, comunque, per definizione, un affitto breve è un luogo dove, a parte il bed and breakfast, dove il proprietario sarebbe tenuto ad abitare, spesso non lo fa, e comunque il bed and breakfast in senso stretto ormai a Roma sono 1000 su 35.000 alloggi all'uso turistico. Per tutto il resto, anche quelli regolari non sono in grado naturalmente di controllare se ci sono schiamazzi, se entrano in qualcuno in condizioni di imprevedenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche le attività regolari producono disastri e disservizi, e che pratiche diffuse siano legittime. Velocemente cito il caso dei lucchettoni. Siamo infestati in tutta Roma di lucchettoni. Ed è molto ambigua la questione, perché c'è chi dice non c'è bisogno, allora esiste, perché che cosa succede? Con il lucchettone, con la tastierina murata sullo stipite del portone, un ospite può entrare e digitare un codice. Il proprietario di quell'appartamento o il gestore di quell'appartamento possono naturalmente adempiere all'obbligo delle comunicazioni obbligatorie, quindi mandare il nominativo di chi, secondo noi, è stato ospite di quell'appartamento in questura entro il 24 ore. Ma innanzitutto non controlla il numero delle persone che entrano, perché gli si può dire una cosa e verificarsene un'altra. E in secondo luogo, con il controllo da remoto della carta d'identità o del passaporto, non controlla chi fisicamente si presenta, perché non c'è una corrispondenza. E siccome l'articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza invece obbliga tutte le attività ricettive, comprese quelle alberghiere, a non solo fare le comunicazioni obbligatorie, ma anche a poter ospitare solo persone dotate di un documento. Io come lo so se quella persona ce l'ha davvero un documento, o se il giorno prima online ha mandato un documento di suo fratello, di suo zio, del suo
suo caro amico. Quindi è una cosa che io chiederei alle autorità di sciogliere, perché non è sostenibile. L'ultimo minuto. L'ultimo minuto, vado benissimo, lì avete, qualcuno di voi ha continuato a firmare il nostro manifesto Grona, proprio sulla regolamentazione degli affitti brevi. Salto questa slide, vado all'ultima, per dire che oggi la regolamentazione degli affitti brevi sarebbe possibile, che c'è un percorso avviato. Non abbiamo ricevuto risposte dal sindaco in persona alla nostra lettera da aggiungere le mie firme, ma stiamo interloquendo anche da prima in un percorso positivo e successivamente con alcuni esponenti dell'Assemblea Capitolina, con cui speriamo di poter proseguire questo dialogo positivo. E, è possibile non solo perché c'è quella legge, ma perché se il piano regolatore verrà modificato introducendo la categoria del residenziale ricettivo, allora sarà possibile regolamentare la categoria residenziale ricettivo senza neppure incappare nelle complessità, diciamo, burocratiche e amministrative di incappare a Firenze. I principi, e chiudo, sono indici di saturazione localizzati per zone, introduzione del principio di autorizzazione, perché non serve nessuna autorizzazione per aprire un alloggio al uso turistico, basta inviare una CIA e per oltre la metà che usufruiscono di una norma del regolamento regionale piuttosto astrusa, invece non hanno neanche bisogno di inviare la CIA certificata, ma basta diciamo una comunicazione in cui ci si impegna a rispettare determinati criteri, così come gli alloggi al uso turistico, che sono oltre la metà degli affitti brevi all'uso turistico, e via così, naturalmente salvaguardando chi affitta una sola stanza o chi affitta per meno di 90 giorni come attività di sostegno, no, non i regolari, coloro che integrano il proprio reddito, che fanno attività minori e che tutti gli altri naturalmente avrebbero la necessità di avere una licenza. E quindi ho già detto del superamento delle facilitazioni specifiche, noi siamo il Grona, noi non perdiamoci di vista, vi ringrazio. Grazie. Diciamo qualche episodio un po' tecnico, ma credo che anche questo possa servire. Visto il poco tempo, diciamo, parlerò per punti. Allora, la prima considerazione: si sente spesso il comune che chiede un intervento legislativo nazionale. Io credo che questo andrebbe un po' meglio specificato. Il turismo è da anni materia esclusiva delle regioni, quindi non è pensabile che lo Stato intervenga per regolamentarlo. L'hanno fatto le regioni in un modo differente ed è un assaggio di quello che succederà con la sciagurata riforma dell'autonomia differenziata. La regione ha legiferato, la regione Lazio, con una legge del 2013 e poi successivamente con alcuni regolamenti che sono parti integrati. In questo provvedimento sottolineo solo il fatto che tutti bed and breakfast, eccetera, eccetera, sono stati considerati strutture extraalberghiere, quindi hanno una connotazione specifica, anche se per dirla tutta, poi il passaggio dal residenziale a questo tipo di attività non prevede, diciamo, titoli abilitativi. Si è detto, lo sottolineo, gli affitti brevi riducono l'offerta abitativa in affitto, questo è del tutto evidente, però vorrei sottolineare che questo effetto è ancora più, diciamo così, pesante, perché purtroppo a Roma si stenta a far uscire fuori una politica abitativa che abbia un medio lungo tempo. Ancora una volta si rincorre l'emergenza, che è un tratto da sempre presente quando si ragiona di disagio abitativo. Manca una regolamentazione chiara sull'edilizia residenziale sociale, peraltro diciamo, del tutto residuale,
Per quanto riguarda le riviste senza repubblica, un sciagurato provvedimento di vendita che intaccherà il 100% del patrimonio fa sì che ormai nella città storica non sono più presenti neppure una, dico una, abitazione di edilizia pubblica. In campagna elettorale era stato previsto un osservatorio che doveva ragionare su questi temi, provare a fare proposte, non è stata ancora attivata. Terza questione, sì, certo non va trascurato che nelle tante periferie romane i problemi sono grossi, profondi, di non facile soluzione, ma bisogna anche dire che oggi la città storica è aggredita da profonde trasformazioni, non solo in BIP, non solo le mutazioni nelle strutture commerciali, ma c'è anche questo fenomeno che anche se puntuale, però si sta ripetendo, della demolizione e costruzione di edifici che fanno parte del paesaggio urbano del centro storico, stanno diventando elemento di forte preoccupazione con passaggi anche qui di destinazione terziaria, alberghi, edifici di rappresentanza e quant'altro, che anch'essi riducono la componente residenziale. Parlo un attimo del piano regolatore. Quarto punto, la variante approvata dalla Giunta nel gennaio 2013, diciamo con riferimento a una legge nazionale sopravvenuta, cita il B&B affittacamere e case per vacanza all'interno della categoria residenziale e poi dice che appunto in passato all'interno della stessa macro categoria non ha bisogno di permessi, no, di titolo di abitativo. Quindi tutto il patrimonio residenziale, stando a questa norma, dico tutto, può diventare case per vacanze. Recentemente, ma è una versione che gira, che ormai conoscono in tanti, si è fatto un passo avanti. La classificazione residenziale è stata suddivisa in sub classificazione, in sub destinazione, cioè a un punto specifico che riguarda le abitazioni temporanee. Questo è un primo passo avanti che però certamente non è esaustivo e quindi voglio dire, siamo condannati alla proliferazione senza limiti delle case vacanze, ma io direi di no, perché come molti comitati, con le associazioni qui presenti, se ne è fatto cenno, ha fatto cenno da ultimo Maria Luisa, c'è una speranza nell'articolo 25 delle norme tecniche del piano regolatore, il quale l'articolo 25 prevede che il comune potrà limitare per motivi salvaguardati ai caratteri socio-economici, culturali e ambientali i cambiamenti di destinazione d'uso o l'insediamento di specifiche attività interne alle destinazioni. Quindi si può Giancarlo ha detto una cosa importante, quindi è una balla quando il comune dice ho le mani legate perché non ho una legge nazionale. Secondo me sì. Ecco, adesso questo regolamento quindi diciamo potrebbe contribuire di molto a arginare il fenomeno. Devo però evidenziare che questo articolo non fa parte della revisione norme tecniche, ma era previsto già dal 2008, quindi sono passati gli anni che sono passati e nessuno nemmeno ha iniziato a capire che tipo di contenuti mettere in questo regolamento. Quindi rimane un auspicio che certamente non va abbandonato. I contenuti ce ne sono stati. Poi illustrare quello che potrebbe riempire questo regolamento. Però io ritengo, non so se è la mia una posizione di minoranza, che comunque io ritengo che già da subito, già da oggi qualcosa
si può fare per limitare l'espansione delle case vacanze, facendo riferimento a due norme, escluso il contenuto tecnico intervento. Il primo sta nel testo unico dell'edilizia, che diciamo è una norma di principio. Che cosa vuol dire norma di principio? Che tutti si devono adeguare a questa norma. Una norma regolamentare invece è altra natura. Questa è norma di principio. Che cosa dice questo articolo? Dice che salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento delle situazioni d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Quindi è certamente consentito, ma salvo quello che prevede lo strumento urbanistico comunale, che è specificamente citato nella norma. Quindi si dà spazio allo strumento urbanistico comunale di poter introdurre, diciamo, una regolamentazione diversa dei cambi all'interno della stessa categoria. Questo dice una legge nazionale. Giancarlo, l'ultimo minuto. Come? L'ultimo minuto. Va bene. Il secondo norma che può, diciamo, aiutare per, come diciamo, contenere il fenomeno è previsto nelle stesse norme tecniche di attuazione, nella nuova versione, che quindi accogliamo con grande favore, che dice il cambio delle situazioni d'uso all'interno della stessa macro categoria funzionale è sempre consentito e fatte salve le eventuali prescrizioni o limitazioni delle relative norme delle diverse componenti del PRG, tradotto in termini più comprensibili. Anche qui, diciamo, ricalca la norma della legge nazionale che ho detto, è sempre possibile, ma diciamo è compito delle norme nei singoli tessuti poter ridurre questo tipo di trasformazione, cioè da case vacanze a residenziale. Questo lo prevede un articolo, come dicono i giuristi, novellato delle nuove norme tecniche. Però voglio dire, non stiamo scoprendo niente. Se si scorre le norme di attuazione, è pieno di sono ammesse destinazioni d'uso con esclusioni, sono ammesse solo limitatamente a, quindi è facoltà del piano regolatore dire che in alcune zone, ancorché destinate alla residenza, alcune funzioni non sono compatibili. Da che mondo al mondo è una normativa sempre presente in tutti i piani regolatori, e quindi diciamo già adesso è possibile, ed non mi dilungo a citare norme. Chiudo dicendo che il fenomeno del proliferazione delle case vacanze può essere incentivato con una normativa appropriata, subito o contenuto. Noi ci auguriamo che il Comune di Roma si muova per contenerle. Grazie. Grazie. Allora, adesso...